Salve a tutti gli youtubiani, io sono Pistacchio84 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui su questo vlog veloce veloce per annunciare una piccola cosa. Da un po' di tempo nel mio canale avrete visto che tutti i video che sono usciti sono vlog gaming stories. Adesso, tutti i video che sono usciti, ne sono usciti pochi perché è cominciata la scuola, perché io non ho così tanto tempo, perché la rete mi sta ballando malissimo, eccetera, eccetera. Quindi, in realtà, appunto, questo è l'unico problema. Ma state tranquilli che proverò a rimediare, soprattutto con quest'idea. Visto che il primo canale è stato usato, fatto solo Ming Stories, ho deciso di dividere i canali. Fare un canale, ovvero il principale, questo dove siete adesso, con solo Ming Stories e vlog, quindi di informazione. E le Ming Stories non saranno più solo sui videogiochi, ma sarà su tutto quello che riguarda il mondo. Cominciamo dal nostro paese, ma ok, cominciamo dalle cose che ci piacciono, quindi videogiochi, cinema, libri, chi più ne metta. Sparate argomenti, io mi documenterò. E un secondo canale che si chiamerà Ming's Arcade, link in descrizione perché lo apro a breve, su cui farò giochi. Ok. Ma che tipo di giochi? Lo dice il titolo, giochi arcade. Quindi senza, con pochissimo RNG, quasi zero. Volete degli esempi? The Binding of Isaac, Mark of the Ninja, Rush, che è un puzzle, ed Edge, che sono dei puzzle barra appunto arcade. I Bullet Hell, tipo Saviors, che è un gioco che non avete mai visto, ma ce l'ho. Race the Sun, di cui ho fatto un episodio a caso e che magari potrebbe anche starci come un gameplay a caso, no? Questo ve lo lascio decidere voi. La prima serie che voglio fare, però ci tengo perché il mio videogioco preferito attualmente è Mark of the Ninja. E ho già il primo video pronto, quindi andate tranquilli, ho già il primo video pronto, quindi apro il canale e ci metto quel video lì. Scusate per quell'audio di quel video, lo scriverò anche nella descrizione, tra l'altro leggete perché sono importanti. E lo scriverò, sì, scusate per l'audio di quel video, ma i prossimi saranno migliori. Comunque, io spero che questo vlog veloce veloce vi sia piaciuto, o almeno che vi abbia stimolato le idee. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, ditemi cosa ne pensate, passate al secondo canale, a questo punto, che lo apro. E passate da Facebook, da Twitter e basta. Ho finito la lista. Molto bene, quindi qua da Pistacchio 84 è tutto. Ciao a tutti.